Cara Simona, io non voglio né litigare né niente, ti sto facendo intervenire, magari facci sapere. Mi Ciao, vedi? tutto a Mamma mia. posto? Ciao. Come stai, innanzitutto? Guarda, stavo mangiando. Aspetta. Ora ti faccio vedere. Wow. Ah, ho capito. Asimo, ti posso dire una cosa? Dimmi. Io non ti farei, no, anzi non ti faccio la domanda che ti farebbero tutti. Te dico innanzitutto, come stai? Beh, Stai bene? tu come stai? Io ti vedo più rilassata da quando c'è Sargero. Guarda, credimi che... Oh, mi fai vedere Aspetta però, che... ti vedo male, mettete più giù. Credimi che sto molto bene. Io ti dico che da quando non c'è Sargero ci vedo più rilassata qua. Allora sicuramente ti facevo arrabbiare. Senti, dove sta Gero? È andato via. Io te devo, però inquadrati gli occhi perché io sono abituato a parlare. Mettete più giù, se no te vedo Simone. Aspetta, Se là mi vuol devo dire, mettere su. mette, brava, così. Oh, così. Simo è andato via. Io allora ti posso dire quello che penso io. Allora, Algero in quella casa ci sta mettendo tutto quello che sta guadagnando e ci sta sputando il sangue. Io sono sicuro che Algero non ti avrebbe mai lasciato in quella casa perché Algero c'ha solo quella casa. Per Algero quella casa è tutto. Sei d'accordo con me, però? Oh, te qua gli occhi, Simo, che te vedo, porco Giuda. Mi vedi? Aspetta. No, l'occhio devi inquadrare, Simo. Perché sono abituato che io a guardare. Ok. Mi dice una cosa, secondo te è andato via dove? A me dice chi l'ha visto a Ponte Galeria, chi l'ha visto, cioè sicuramente non gli è successo niente perché lui ha portato via le cose che gli servivano con E sé. vabbè. Però io dico cazzo, cioè dimmelo sulla tua ragazza, non me lo dici, testa di cazzo. Ah, Simo, te posso dire una cosa? Ascolta, guarda, io ti do un consiglio. Quanti anni c'hai? 25. Simo, io ce n'ho 41. Non ti dico che te posso essere padre, ma ci avviciniamo là. Non sarebbe meglio se dovesse in qualche modo essere una farsa, fare una diretta a te e tuo marito e dire io, tu o lui, chiediamo scusa a tutti quanti, v'avevo preso per culo a tutti quanti. E finì l'altarino anche perché si stanno poi io vi garantisco che accadranno delle cose piuttosto serie dopo Simo perché comunque chi l'ha visto non è una trasmissione tipo Striscia la Notizia o Le Iene dove uno può andare a giocare chi l'ha visto è una cosa Allora, piuttosto seria io ti fermo subito. vai. Io ti faccio vedere. Non sto dormendo perché ho fatto tutti i pacchi per la gente. Ok? Vedi? L'ho Che i pacchi della fatti gente da sola. mi stai rimandando quindi Certo, l'ho fatti. Infatti oggi è venuto un corriere, l'ho mandati via a metà. Può arrivare domani gli altri, li mando via altre metà, piano piano. Sono qui da sola in mezzo al casino, ti ma voglio quelli far sono i vedere. pacchi di che cosa? Quelli che la gente dicevano che Agero aveva salvato a tutti Queste sono tutte cuffiette. Simonatti io però ti dico che tu io purtroppo ho una mia deformazione professionale no? Che quando ho un confronto dialettico con un'altra persona, vuoi la strada, vuoi che so, devo subito pensare a chi c'ho davanti, quindi devo rielaborare. Io, mentre tu parli, a me vengono dei dubbi. Quindi dico, allora per questo è stata tutta una messa in scena, no? Adesso lui ti avrebbe lasciato questa incombenza, tu mi vuoi far capire che lui ti ha... Oh, senti, davanti a me, a Gero, per te, ha pianto. Davanti a me, Agero ha detto: io amo Simona. Tu stai bene, capito che ti voglio dire? Quindi lui ti ha messo prima. Oh, fermati un attimo. Tu mi vuoi far capire a me che ho 41 anni che Agero ti ha accannato da sola dentro casa No, sua? no. E come Allora, Gero mi sta. Io ho uno stipendio che mi devo occupare di queste cose. no? Ah.
penso io. Aspetta, quindi, mi fai parlare. Poi parli tu. Allora, ci penso io al computer, a prendere gli ordini, a mandare le cose. Il suo dovere è mandare gli ordini delle scarpe, eccetera, eccetera. Delle cuffiette ci ho pensato io. Poi sono arrivate in ritardo, mi sono arrivate tutte insieme. Alcuni lo hanno ricevuto la scorsa settimana, alcuni ieri, alcuni oggi, alcuni ora fino a venerdì. Io le mando tutte via. Sono da sola ora. Lui sicuramente, a lui non gli è successo niente. Io l'ho anche detto quando sono venute oggi. Lui ha preso e se n'è andato. Allora, ti spiego io come sono andate le cose. Te lo dice il brasiliano. Le cose che io ho scritto sono andate in quel modo. Allora, voi o lui, parliamo di lui, dai. Perché io posso parlare di lui. Aveva organizzato questa cosa della finta bevuta. Prima si è organizzato la finta bevuta. Simo, io poi so i cassi vostri, però magari un conto che parliamo noi per telefono, un conto che stiamo a parlare davanti a 10.000 persone. Di questa ragione, è vero, eh? È vero. No, ma te lo dico io, fammi parlare. Questo prima si è organizzato la finta bevuta, poi ha visto che la finta bevuta non poteva reggere, perché prima o poi doveva riemergere. Dammi quando? Ti sto parlando di 10 giorni fa, 15 giorni fa. Noi stavamo organizzando, io a Gero, questo c'è da dirlo ormai, perché sennò io passo da buffone e lui stavamo a organizzarsi al Gero come sparaste per finta, lo stavamo organizzando. Allora, siccome io mi sono rifiutato perché ho detto poi per finta dopo ci vengono a bere davvero, allora che cosa ha fatto questo? Si è organizzato, si è fatto vedere nella storia che con quella cazzo di pistola ridicola modificata che c'ha la fiamma. Poi che cosa ha fatto? Ha pensato, devo trovare un escamotage, perché se mi bevono davvero devo sparire per minimo un mese. Siccome doveva riapparire da lì a 5-6 giorni, dice, mo che mi invento? Inventiamoci una finta sparita. Tanto è vero che tu hai detto che prima è sparito, poi non è sparito, si è preso le carte di credito. Poi a Gero... Allora, aspetta. Allora, tu hai visto cosa è andato in onda? Sicuramente questo manca un bel pezzo. Allora, ascoltami. Quando lui ha preso e se ne è uscito, che è passato qualche ora, lui ha avuto problemi per il video che ha fatto della scacciacani, eh? Io lo dico, qui, Lui ha avuto... Lo sai lui che mi dice sempre. Io dico a Gero, se vengono le guardie, che gli dimo? Gli dico, aspetta, che stiamo a far cinema. Mi fai dire... La versione giusta. Allora, è successo che ha avuto anche il problema per questo cazzo di video che ha messo su Instagram, ma poco fa ha avuto questo problema. Domenica, quando ha preso e se n'è uscito, torno subito, lui sicuramente se l'aveva fatta da sé. Io non so un cazzo di niente, io non sto questo, dormendo, io sì, sono ma tu non, abile, non dormo, non è possibile che tu non stai in casa. Che vogliono queste cazzo di cuffie? E gli stai gestendo tutto. Questa è una cosa premeditata, organizzata. Non è che questo sparisce e tu già c'hai tutti i pacchetti pronti. Ah, Simona, ma io ho 41 anni. Ascoltami. Ma tu devi aperturare a me. No. Mi hanno chiamato persone, io te lo faccio anche dire, che doveva fare le sponsorizzazioni che questi hanno pagato. Mi hanno dato i soldi. La gente, quando non paga le sponsorizzazioni, mi chiamano a me per dirmi questo che deve fare, mi chiamano a me come se io fossi il suo referente. Lui doveva fare una sponsorizzazione il giorno dopo, di lunedì, no? Io mi son vista tante chiamate perse. Allora ha detto, cazzo, chi cazzo è? Appena ho risposto, al giorno doveva fare la poi, mia sponsorizzazione, sono persi le soldi. Gli sono entrati dentro le password, sono persi le password. Mo tu gli stai a gestire il profilo. Simo, uno quando che prende password? Va via. Quali Simo? Password? Scusami. Quali password? Non gli sono entrati dentro, che non ha più. Assolutamente, ce l'ho io, non è vero, assolutamente. Okay. È un profilo. Allora, quello fake, che ti voglio dire io, quando uno esce e ti dice ora torno, ma vuol dire che non ti organizzi tu. Se l'ha programmata lui! Come? Ce l'ha programmata magari da sé, ma io lo dico a chi l'ha visto. Io ho detto, questo magari se n'è andato, voleva visibilità. No, questo sì, ma no a chi l'ha visto. Io sto dicendo che questa cosa che lui adesso è scomparso, le guardie,
lui si è messo a sedere a tavolino, si è programmato tutto lui. Ma anche messo a sedere di certo con me, eh. Io lo conosco meglio del padre. Io Algero Corradini lo conosco meglio del padre e della madre. Asimo, guarda, io lo conosco. Ti posso dire una cosa? I suoi genitori non sono preoccupati perché hanno detto no, ma lui è così. Ma nessuno è preoccupato. Chi lo conosce veramente? Ma nemmeno io sono incazzata perché mi chiama gente, viene gente. Simona, chi lo conosce? Simona, chi lo conosce veramente non è preoccupato. Io per 3 mesi l'ho sentito tutti i giorni. Se sentivamo io e lui più che se vedeva a te tutti i giorni. Se siamo sentiti per 3 mesi, io so quando respira, quanto respira, quando va a cagare. Angelo è molto intelligente. E allora, ma nessuno è preoccupato. Chi lo conosce veramente non è preoccupato. Lo capisci? Però è anche vero che gli ultimi giorni, ti dico la verità, è un periodo che si sta andando molto d'accordo, no? Quindi lo vedevo più sereno. Secondo me, boh, era anche un po' stressato perché tutta la gente che gli sta andata a riposare. Si è andata a riposare, sicuramente ci starà anche guardando. Si è andata a riposare da qualche parte, sicuramente è sparito, ma non è sparito. Capito che ti voglio dire? Da far credere a Gero dove è andato, a chi l'ha vista, addirittura si sono scomodati chi l'ha visto. Ti spiego com'è andata? Vuoi sapere? Allora, se vuoi ti mando anche le screenshot. Non serve. Allora, io pensavo che siccome, diciamo, anche la sua famiglia, la mia famiglia me l'ha consigliato, io pensavo che magari mettessero, senti, solo magari la foto e se l'aveva visto qualcuno. Noi siamo sicuri che non è successo nulla, però volevamo sapere dove cazzo stava, no? Allora, senti, loro hanno detto, ok, ti chiamiamo dopo. Mi hanno chiamato quello sconosciuto. Mi hanno detto, domani se veniamo alle 11:30 ci sei? Io ho detto sì, perché c'ho un muratore in casa, c'ho un casino di là. Ora anche il bagno devo smontare, si è rotto il tubo. Allora ho detto sì, sono a casa. E loro hanno detto, ti diamo conferma tra poco. Nel giro di 10 minuti ieri mi hanno chiamato e sono voluti venire qua. Capito? Vabbè, senti Simo, facciamo così. Di a Gero che se lui non lo so se ci sta sentendo o no, che Ricolucci mi ha contattato, sicuramente ha provato a contattare pure lui, mi ha detto che si scusa per l'otto, che l'Immacolata dovevamo fare sta cazzo di trasmissione e non ci hanno contattato, si sono scusati, e mi ha detto che sicuramente... L'hai sentito te? Me l'ha detto a me, quando mi ha detto? La scorsa settimana ha detto no, non ci dobbiamo andare per l'Immacolata. No, a me ieri mi ha chiamato, se siamo sentiti, ha detto che entro fine mese facciamo trasmissione, quindi se lo senti, mandagli... Non lo so questo... Ma il telefono suo ce l'ho io. Va bene, va bene. Senti, Simo, io te ringrazio. Grazie. Va bene? Stammi bene, eh? Ciao, Simo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.